Pronti a fermare! Il parcheggio Eden ad Arezzo si è trasformato in una palestra a cielo aperto. Quattro i grandi campioni di altrettanti sport che giocano con i ragazzi. Questa è la prima tappa italiana del tour Un campione per amico. Sì, la prima tappa di quest'anno, ci hanno contattati poco più di un mese fa per fare questo bellissimo evento. Siamo dati da fare perché non è banale organizzare una cosa del genere con oltre 500 bambini. Ringrazio anche l'ufficio scolastico provinciale e le scuole che hanno collaborato, ATAM che ha dato la disponibilità del parcheggio e tutti i collaboratori dei quattro campioni che poi sono volontari delle nostre associazioni sportive del territorio che ancora una volta dimostrano la loro grandissima importanza anche per eventi come questo. Un tour che attraversa l'Italia da nord a sud per promuovere nei giovani attraverso lo sport valori come l'inclusione, il rispetto, la resilienza. Siamo molto preoccupati perché nella scuola vediamo bambini che non sanno più correre, allora, che arrivano alle scuole medie, che hanno delle grosse difficoltà nel quaderno perché non hanno fatto l'attività motoria nella loro tenera età. Ci stiamo attrezzando, dobbiamo togliere i cellulari e dobbiamo fare pause attive durante la mattinata. Dopo due ore di lezione fare attività motoria, poi ricominciare a fare delle attività naturalmente sulle discipline, sulle discipline scolastiche. Quattro i miti dello sport italiano come allenatori speciali per un giorno. Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martin Castrogiovanni. Beh, sicuramente il sorriso, il divertimento, la cosa più importante credo per tutti noi quattro è avvicinare i bambini allo sport, perché credo che lo sport forma i campioni di vita, non solo di performance. Siamo all'interno di un percorso dove ci vedranno protagonisti 10 piazze come ogni anno, e per cui l'idea è proprio quella di dare un impulso al divertimento, dal gioco al divertimento. Questi bimbi possono apprendere anche quando sia importante saper fare squadra e magari proiettarsi in un'attività sportiva. Gioia, spensieratezza e senza stress, lo sport è giocato e vissuto con leggerezza e questa è la cosa più importante per i ragazzi. Queste manifestazioni servono a far capire al bimbo di trovare comunque una soluzione, un'opportunità per muoversi, perché poi ne acquista in salute, in serenità, in gioia. Il discorso nostro promozionale è soprattutto questo, bambini. Divertitevi, fate sport, la tecnologia lasciatela da una parte, ci giocate un po' più tardi, ma andate sui campi a divertirvi.